Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio del Conto Terzisti. Stavo per dire dalla Farnesina Giuliano, ma siamo nei Conto Terzisti. E sì, è un po' grave la cosa perché ho davanti un 8 RX che abbiamo appena comprato, abbiamo ufficializzato l'acquisto, ma comunque sì, vi confermo che siamo nei Conto Terzisti. Allora, in mia compagnia c'è Giuseppe, che è Ema. Ciao a tutti. Ciao Ciao a tutti. Ema. Ecco, sì, smettetela con quelle ringhiere lì perché sennò quelle ringhiere lì fanno una brutta fine in qualche posto che non vi entusiasma troppo. Ma sta fermi con quell'otter lì. Ti chiedo di Scusi. andare su, va a fare il tuo Scusi. lavoro. Scusi, Ciao. onorevole Che capo, mi con scusi. voi questa sera è iniziata veramente male, ragazzi. Cioè, dovevamo iniziare a registrare alle 21:30. Si sono presentati alle 10. Dopo hanno fatto su casini, prova di qua, prova di là. E sono le 23:40. Io devo parlare a voce bassa perché se no sveglio tutti, ok? Allora, cari ragazzi, oggi cosa facciamo? Andiamo qua. Fendt 313, è arrivata una nuova bottega di serbo acquistata e quindi andiamo a fare un trattamento. In questo caso andiamo a fare appunto un erbicida. Allora, mettiamo su i pneumatici stretti, fare le GPS, ok, c'è tutto, 313 vario, perfetto. L'aggancio caricatore frontale lo togliamo, così risparmiamo peso. E la zavorra, cosa dici? Beh, la attacchiamo? Vai. Io dico di no. Dovremmo riuscirci senza problemi a... Non dovrebbe saltellare Al massimo troppo. la porto io con 724. No, 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 lascia stare, lascia stare. La 724 con due bei barili di miscela già pronta di diserbante, appunto di erbicida. Qua c'è la querna nuova, configurata con barra da 32 metri, Peppi. Sì. Ok. E basta, fine, questo è il nuovo acquisto. Ma intanto che appunto Beppi comincia appunto a far strada, che io ti seguo subito, ti seguo a ruota stretta. La querna l'avevamo già vista in una live, ragazzi. Veramente un'ottima botte con tutta la sale sterzante. Dopo comunque vedremo. Nella realtà è una botte super 4.0 perché ha a bordo un sacco di sensori ed elettronica che appunto permettono di svolgere i lavori in maniera più semplice. Qua c'è Luca che arriva a casa con una trincia. Ok? Guarda che c'era un ruotino davanti, Ma Che vi figo do quello. un Ragazzi, l'ho detto apposta perché è mezz'ora che la mena con... Oh, ma ragazzi, c'era una ruota davanti. Secondo me aveva ragione adesso che lo vedo, comunque. Ok. Allora, Beppi, vuoi arrivare al campo per leggere le ultime attività su Instagram? Sì, dai. Sì, dai. Tanto no, non è tanto distante. O sbaglio? No, 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 è... siamo quasi arrivati. Allora, ragazzi... Noi ci vediamo domenica con il ritorno delle live segrete. Mi raccomando, ore 21. Facciamo, Ema, cosa dici? Ok. Sì, per le ore 21 Ore interessiamo. 21, live segreta su un gioco che scoprirete domenica pomeriggio e in cui tireremo tante parolacce. Dopo, in alto a destra, vi lascio sempre l'ultimo episodio uscito su The Italian Farmer nell'ultima settimana, o comunque nelle ultime 2 settimane. Su The Italian Farmer probabilmente ci vediamo o domani o domenica. Però, ragazzi, appunto, sono un po' a corto di cose da fare e quindi di video. Ok, eccoci qua. Direi fermati pure lì, Beppi, che riempiamo l'irroratrice come si Ok. deve. Allora, ci mettiamo una distanza giusta perché il tubo è parecchio lungo. Fai te, Sì, Beppi, dai, faccio io. che hai il patentino e poi... Deve Aspetta, andare forse... più distante. Che okay, un attimo che pestiamo... non pestiamo il tubo, perché di polietilene si distrugge. Ma hai visto come stria? Eh? Vieni, Dai. vieni. A Oh, posto. fantastico. Devo premere R e basta, giusto? In teoria sì. Wow. Madonna, ma siamo professionali. Ci dovrebbe... Forse dobbiamo metterli dentro tutti e due, sai? Non mi Mi ricordo da sa quanti litri ha. Ok, da 2000 all'1, sono 4000. intanto che ce la raccontiamo, leggi l'ultima attività su Instagram, dai. Ok, abbiamo azienda agricola Mengoni, J Ok, salutiamo. come giondirista, Ok, anche lui lo salutiamo. Aris Arcotti, Sì. Luca Morenghini. È scoppiato il bidone, magari si smaltisce così in realtà, dai, cambia tubo che poi andiamo avanti con i nomi. Vabbè, l'ultimo manca Antotrov 006.
Wow, le tue pronunce, Beppi, sono sempre hanno di quelle emozioni, guarda che. Vieni qua vicino. Ok, vedete ragazzi che è sterzante appunto là dietro là. Troppo lontano? No, va a finire che tiriamo giù. Tiriamo giù tutto. Perché non si carica? Ok, perfetto. Allora, ragazzi, un topic di oggi nei commenti, Giuseppe, cosa gli chiediamo? In che colore d'Italia sono? Rosso, arancione o giallo? Va Cosa dici? bene. Ma sì, dai ragazzi, ecco, scrivete tutti nei commenti in che colore siete. Così non importa la regione, facciamo un giochino così e dopo la prossima volta vediamo se ci sono più gialli, buon stacca a tutti i tubi, più gialli, più rossi, più arancioni e così via. Io sono in zona arancione, Ema e Luca sono in giallo e invece Beppi no, allora io sono in rosso, Lombardia. Sì. Aiuto, io sono in Tu rosso. sei rosso. Ok, Luca e Ed Ema in Ema. giallo Sì? E e Beppi in Beppi? arancione. Cioè, facciamo tutto. Esatto. Ma ragazzi, ma che rarità c'era nell'arancione? Un botto, no? Ecco, e noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Siamo speciali. Siamo speciali, speciali. La barra a 32 metri, una barra gigantesca. E io direi di far subito la GPS. Ah, ma c'è il seggiolino sul 313. Mamma mia, se sei che ragazzo fortunato. Perché mi hanno regalato un 313, giusto? Non so quanto fortunato con un 313, E però no, vabbè. infatti hai ragione, concordo con te. Allora, al C, CTRL S, imposta A, andiamo un po' avanti. Ok, CTRL S, fermo però, offende. Imposta B, larghezza automatica, mostra linee, e via. Facciamo un po' di retromarcia. Irroriamo un po' fuori perché il proprietario del campo ci ha detto: eh sì, diserbami anche i cespugli. Come fa Luca nella realtà. Ok, via, possiamo cominciare. Regolazione dell'altezza della barra. Basso, ragazzi, circa 40 cm sopra le impestanti. Beppi, puoi cominciare con le domande dello scorso episodio, comunque leggere i commenti più interessanti. Allora, in molti commenti ho visto che dicevano compra la Lotto RX, alla fine E l'abbiamo infatti l'abbiamo comprato. comprato, ragazzi, è arrivato e abbiamo comprato anche la livella. Ah, a proposito, topic livella. Beppi, non leggere tutti i commenti sulla livella. So che ho sbagliato delle cose, so che il ricevitore andava sopra la cabina. È vero, avete puntualizzato, avete ragione. Molti commenti interessanti riguardo la livella. Potevate, cioè, sarebbe stato bello se ci fosse qualcuno che ne sapesse veramente di livelle, però purtroppo, insomma, lei mi accontenta di quel che è arrivato, di quel che passa in convento, no? Come si suol dire. Boh, vai Beppi, leggi Bon. tutto. Abbiamo Davide Bertacini che Ok. oltre a dire bel video come sempre ci Grazie. chiede: sapresti spiegarmi come funziona il command quad? Command quad è un tipo di trasmissione di John Deere che non conosco bene, quindi non so, tu me lo chiedi dal punto di vista funzionale, operativo, oppure me lo chiedi dal punto di vista proprio meccanico. Non ti saprei aiutare in ogni caso perché non è un cambio che conosco bene. Per queste domande ci sono pagine di John Deeristi su Instagram apposta, tipo i cervisti pazzi mi viene in mente, che sanno tutte queste cosucce perché sono molto appassionati. E comunque ragazzi, nelle domande siate molto specifici, che così evitiamo di dover chiedere altre cose. Vai Beppi. Poi Cane99 che chiede se possiamo giocare con te. Quindi io Allora credo di ragazzi, appunto, anche ripetere la storia del server pubblico. ve la ripeto molto alla veloce, il server pubblico non avrà più un save game dedicato e separato in cui faremo una serie dedicata e separata, come è sempre successo, ma per il periodo invernale, adesso poi con il lockdown molte scuole sono chiuse quindi si riempirà ancora di più, metteremo la partita di contoterzisti tutti i giorni in modo tale da potervi far fare lavoretti e fare molte attività off camera, andare avanti velocemente in off camera con voi e prepararci alle varie registrazioni sempre con voi, perché adesso ci sarà un momento in cui i contoterzisti saranno sempre e solo in multiplayer con voi, appunto su server in cui nei pomeriggi potremo andare avanti off camera e dopo nelle serate potremo andare avanti a registrare. E mi sta andando via la voce, quindi Beppi, leggi un'altra domanda. Francesco Marcuia che fa: che vantaggi offrono i trattori tipo americanico a distanza degli assi dalle ruote maggiore? Oddio, mi fai una domanda che sinceramente non so.
Quegli assi sono messi solitamente per passare in interfila, per esempio, non so, abbiamo due ruote gemellate e con una distanza tra una ruota e l'altra di, non so, 40 centimetri. In quei 40 centimetri passa la coltivazione e poi hai sempre il vantaggio di una ruota gemellata anche in interfila stretta. Qua si alza un po', ragazzi, in realtà per non battere contro il versante, e poi si dovrebbe chiudere il settore di sinistra dove abbiamo già passato. Comunque sì, ragazzi, due ruote gemellate che solitamente si vedono appaiate andrebbero a pestare tutto, invece in questo caso possono essere utilizzate anche in interfila utilizzando due file. Vai, Beppi. Bene, poi ultima domanda che è di Matteo Francucci che fa: mi faccio scaricare le mod della serie una volta entrato su Dropbox, cosa devo fare? Allora, su Dropbox praticamente hai solo una lista che abbiamo fatto, hai solo una lista piena di link e tu cosa devi fare? Molto semplicemente, se Beppi ha fatto bene le cose, tu devi prendere quel link lì, copia e incollarlo nel tuo browser e andarti a scaricare la mod. Praticamente su Dropbox c'è solo una lista dei link, non ci sono le mod caricate, questo per rispetto del download link originale dei modder. E vai, E Beppi, niente. basta, basta, No, Beppi. basta, ho detto basta, Basta, finito. basta, Sì, basta. basta. Sento un po' spento Luca, un po' Sì. spento Ema. Ma adesso, ragazzi, è un argomento molto interessante. Abbiamo gli ultimi 2 minuti di questo video. E Luca, insieme in collaborazione con Beppi, dirige l'orchestra EMA03. Argomento: trattori con ruote isodiametriche. Io faccio il reparto da frutteto, loro fanno il reparto da campo aperto. Ok, dai ragazzi, ditemi perché si usano ruote isodiametriche. E parte Luca con l'introduzione al frutteto, perché Nel quell'applicazione. reparto Sii veloce, mi raccomando. di frutteto è per avere miglior manovrabilità, più stabilità al trattore e un raggio di sterzata minore. E in Ok. teoria è anche più compatto, quindi si riesce ad avere un passo più corto. Infatti, ragazzi, se ci ragionateci sopra, come dice Zaia. Se noi abbiamo due ruote uguali, i parafanghi sono uguali e nel caso appunto di un trattore da frutteto, immaginate magari mettere una ruota grande e una piccola, si avrebbe appunto dei problemi. Sicuramente un telaio più ingombrante, magari invece se noi mettiamo due ruote di isodiametriche medie, abbiamo un telaio sempre uguale in cui possiamo andare a stringere le varie forme, le varie sagome. Invece Ema e Luca, no, Ancora. Ema e Giuseppe, se no Luca interverrà a finire lui la questione, dato che lo vedo ferrato. Sì. Ditemi appunto perché ruote isodiametriche in campo aperto. Non mi ricordavo, guardavo Parti, anche. Ema, parti. Sì, Parti per sì. andare No, dove? è passata più di una settimana, non valgono gli aiuti da casa, sento un telefono che squilla. Non vale, non vale. Ditemi, dai, ragazzi, parte o il Beppi o Ema, uno dei due. Non spingete. Non spingete, non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ma scusa, ma non hai studiato? Ma è un'altra figura di merda, fai, Ema. Bene, No, non ho studiato per questa cosa. Cioè, non ho ragazzi, studiato, nel non ho prossimo episodio guardato. decideremo la loro penitenza ennesima che si sono cercati. Ma scusa, non possiamo fare così. Nel prossimo episodio non posso spiegarlo. No, perché è già la seconda possibilità che ti do. L'altra volta non ve l'ho neanche chiesto nella farm di Giuliani. Sì, ma devi dirlo quando lo chiedi, così almeno lo so. Ma scusa, ma io te lo dico, tu devi andarti a vedere sempre, no? Come interrogazione a scuola, scusa, Tu devi essere sempre studiato, come Non è dicono. vero, non Sì, dicono. Venga, dicono così, devi essere sempre pronto. dai una schiaffaccia così Ignorante. un po'. Ma che schiaffa, ma cosa vuoi dalle schiaffe? Che ti insegna anche a bondo e farò qualcuno dal liceo. Così. Ragazzi, e chi ha capito questa chicca, mi raccomando, lo scriva nei commenti. Che è volgare. È volgare, cioè, è stupidotta. Niente, abbiamo un'altra figura di merda da parte di Giuseppe e Ema. Complimenti, ragazzi. Oltre ad aver Sì, Luca fatto aveva guardato 5 minuti fa su Wikipedia. Ah, Guarda, ho guardato ma lei. l'altra volta. Ma lei è Ecco, intelligente. Ma lei è maledetto. intelligente lui, o no? E comunque sui trattori di grande potenza non ho trovato granché. No, infatti non c'è granché, però diciamo In realtà che. c'è solo scritto che hanno 4 Allora, diciamo che se prendete in considerazione un mock serio, ha la sua forma compatta, sicuramente è più stabile,
A livello costruttivo si riesce a costruire in maniera più semplice con un rotore che una ruota grande o una ruota piccola. Poi, anche se prendiamo in considerazione lo sforzo sulle trasmissioni, un trattore, per esempio, come un Oxerion che ha più di 500 cavalli, quando abbiamo una ruota con un grande diametro, si sforza parecchio la trasmissione, appunto, il differenziale. E quindi, ragazzi, avere un trattore di alta potenza, di isometrico, con ruote che sono tra una dimensione che gira tra una ruota davanti e una ruota dietro di un trattore convenzionale, possiamo avere minor carico sopra una trasmissione e quindi poter aumentare i cavalli. Dopo voi ovviamente mi direte, ma guarda che c'è il Fendt 900 S5 o il 1050 che è un trattore convenzionale da 500 e passa cavalli. È vero, però l'Oxerion è uscito molti anni fa. Basta. JCB, fattore di stabilità su strada, isodiametrico per quello. E Punto. l'Oxarion sì, io credo sia anche perché è reversibile, quindi Sì, quindi capisci che devi avere una piattaforma piana su cui girare, anche ragazzi, il Fender è reversibile. quindi Ema non gira la cabina in quel caso, gira solo il Ah, sedile. quello è una... non avevo Aiutatemi, capito che trattore aiutatemi, era, non aiutatemi. avevo capito che Comunque, trattore era. ragazzi, in sostanza il vantaggio è sempre costruttivo, tecnico e di stabilità. Punto. Fine. Niente, direi che vi faccio salutare da Luca. Vi Ciao a tutti. Ciao faccio salutare anche da Ema. Anche a tutti. da Beppi. Ciao a tutti. Buon lockdown a tutti quelli in zona rossa e scrivetemi ovviamente il vostro colore di regione, scrivete un commento, una domanda per il prossimo video. E niente ragazzi, vi mando anche un caro saluto e ci vediamo nel prossimo video.